Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Crisi a Tiziana, i militari stanno donando disinfettanti contro il tetano nelle zone colpite dall'alluvione. E a proposito, ci spostiamo in Cina perché sembra che ci sia una nuova ondata di Covid, o meglio, è prevista per la fine di giugno un'ondata di Covid con 65 milioni di casi a settimana per il moltiplicarsi della variante XBB. E professor Bassetti, sa quando ho letto la notizia che cosa mi veniva da fare? A presenti i bambini quando fanno non voglio sentire questo. Sì. Allora, 65 non... milioni di contagi a settimana, calcolati insomma sommariamente, si vede a 10 milioni al giorno. Ma vede, il problema è questo: la Cina dimostra anche in questa fase finale di non avere proprio capito un H del Covid, per cui è sempre andata controcorrente e ha sempre sbagliato andando controcorrente, per cui hanno vaccinato poco gli anziani con un vaccino che funzionava poco, quando noi dicevamo che il virus doveva circolare loro facevano lo zero Covid, poi quando abbiamo detto che invece forse era meglio evitare hanno aperto tutto. E oggi, quando l'OMS annuncia la fine dell'emergenza, loro dicono: attenzione, avremo 65 milioni di casi alla settimana. Ma nello stesso tempo dicono: non saranno un problema per il sistema sanitario cinese, perché non andranno in ospedale, perché avranno delle forme lievi, perché la variante XBB è una sottovariante Omicron che problemi non ne dà. Quindi io credo che quell'annuncio potevano evitarselo. È forse un modo per attirare l'attenzione. Io credo che i cinesi farebbero bene a evitare di continuare a parlare di Covid, perché continuerebbero a fare delle grandissime brutte figure, come hanno fatto purtroppo dal primo giorno ad oggi. Senta, professore, lei ha detto che la XBB è una sottovariante Omicron. Questo significa che i nostri vaccini sono efficaci, oppure, giacché ormai li abbiamo fatti da un bel po', nella maggior parte dei casi, non sono più efficaci? Allora, noi abbiamo vaccinato con l'ultimo vaccino aggiornato, il cosiddetto bivalente, che era attivo contro la variante Omicron e contro il virus originale, nell'ultima stagione, quindi quella che ci siamo lasciati adesso alle spalle. L'EMA sta per approvare un vaccino aggiornato anche nei confronti di questa sottovariante di Omicron, quindi con settembre, quando si andrà a fare la vaccinazione antinfluenzale, le stesse categorie, fondamentalmente, over 65 e fragili, potranno fare probabilmente anche un vaccino aggiornato. Ricordiamo una cosa: il Covid non è come l'influenza, cioè non ha un andamento stagionale. L'influenza colpisce tipicamente da dicembre a marzo, poi quest'anno è arrivata addirittura fino ad aprile. Il Covid colpisce tutto l'anno, dovremo abituarci ad avere delle ondine. Cosa sono le ondine? Dei momenti in cui ci saranno un pochino più di casi rispetto a quello che c'è avvenuto prima. Ma sono casi lievi. Le persone normalmente, salvo quelle più fragili, che sono purtroppo quelle che avrebbero le complicanze anche per l'influenza o per ogni altro tipo di microrganismo, non hanno oggi grandi problemi, e questo è grazie, da una parte certamente a Omicron, ma anche grazie alla copertura che noi abbiamo vaccinale, che abbiamo messo in campo, ma anche grazie all'immunità naturale. Quindi oggi possiamo dire che non siamo più di fronte a una pandemia, perché la popolazione mondiale oggi, tra vaccinazione e infezioni naturali, è in grado di proteggersi. Non è un virus nuovo come era nel 2020 che ci coglieva impreparati. Oggi ci coglie, il nostro sistema immunitario è pronto e preparato a difenderci. Okay. E se i cinesi, magari anziché continuare sui loro vaccini farlocchi, volessero magari utilizzare un po' dei vaccini occidentali, magari di quelli che noi non utilizziamo, farebbero solo che bene. Potremmo dargli un po' dei nostri vaccini che purtroppo non sono stati utilizzati. Senta Bassetti, le chiedo ancora però, vediamo se ho capito bene. Allora, questa XBB è una sottovariante di Omicron. Non dobbiamo preoccuparci in assoluto, perché si tratta di una sottovariante che non produce effetti come quelli che abbiamo conosciuto in passato, da una parte, cioè non è una sottovariante particolarmente aggressiva, se capisco bene, e dall'altra parte la popolazione a questo punto è attrezzata per la campagna di vaccinazione che è stata fatta e anche per quell'immunità naturale che adesso abbiamo. Però la domanda è: se gira così tanto, le do la specialità in malattie infettive, perché ha fatto una sintesi perfetta. Benissimo. Può anche lei fare la virologa. Non no, le faccio adesso fare io la non m'avventurerei. Ormai è un termine faccio la che giornalista per, e cerco di fare al meglio questo mestiere, neanche detto che lo faccio benissimo, però invece la domanda che le faccio è: se questi sono i dati che sappiamo per certo, possiamo dire
in serenità, che tolte le persone che hanno delle patologie e che quindi in ogni caso devono prendere delle precauzioni, patologie gravi intendo, le persone vulnerabili, tolte loro, noi possiamo stare tranquilli anche rispetto all'estate, perché noi sappiamo che in estate c'è un movimento di persone, quindi magari possiamo immaginare che i cinesi si spostino e che quindi la variante viaggi. Possiamo in ogni caso essere tranquilli che non ci ritroveremo a settembre con numeri importanti di persone in ospedale? Allora, io le dico che possiamo stare tranquilli per quello che le ho detto prima, perché noi siamo protetti, siamo vaccinati, okay. La XBB ha circolato anche in Italia. Cosa ha ripetuto Juvent, professore? Perché qua io ho tutta la redazione. Quindi, che... Io non le posso dire che noi non avremo dei casi a settembre, ma le posso dire che se ci saranno, saranno dei casi lievi. Ci sarà magari una circolazione di virus, perché si tornerà dall'estate, ma non ci deve più preoccupare. Ecco, vede, una cosa che io credo che sia giusto fare oggi, siccome noi oggi non diamo i numeri di quanta gente ha l'influenza, lo premiamo cocco, perché certo. Continuiamo a dare i numeri del Covid? Gli americani da una settimana non danno più il numero dei decessi per Covid, perché ritengono che sia un virus come tutti gli altri. E così credo così che sia giusto comportarci. Che facciamo anche noi. Oggi c'è convivenza, siamo stati bravi, ci è voluto tanto a metterci alle spalle l'emergenza, adesso conviviamo con questo virus senza bisogno di continuare a dare ogni volta i numeri e soprattutto ogni volta che si sveglia qualcuno, che sia il cinese, che sia il coreano, che sia l'australiano, ecco, non facciamoci impressionare da questi numeri. Angela, sei tranquilla? Mi ha assolutamente